senso ce l'abbiamo fatta. No, cioè, spiegami in che senso ce l'abbiamo fatta. No, ce l'avete fatta. No, cioè, fa la lista, fa... Ok, voglio dire, le polemiche... Ma no, guarda. Riguarda la candidatura di Vannacci, quindi la Lega, le abbiamo sentite tutte, sappiamo, insomma, la Lega... Debo... Qui non era, non sarebbe stata contenta, insomma, di vederlo... Ma guarda, devo dire che io non ho mai parlato delle liste dei candidati, ne parlo adesso in questo momento. Quindi io sono sempre stato abituato a come si può dire... a commentare le cose quando sono definite, perché comunque oggettivamente 5 giorni fa, 10 giorni fa o 20 giorni fa nessuno sapeva neanche le posizioni piuttosto che i nomi, cioè è inutile fare tanto gli eroi, cioè, gli ultimi nomi si sono saputi nell'ultimo, diciamo, negli ultimi istanti, ma com'è giusto che sia, nel senso che poi è una raccolta di disponibilità, di verifiche, di persone magari che prima dicono di sì, dopo dicono di no perché magari c'è un problema familiare. Quindi la lista in Veneto, cioè qui nel nord orientale, è una bella lista, io li conosco quasi tutti, direi che sarà una bella competizione e soprattutto c'è tutta gente che è motivata a portare avanti identità, autonomia, i nostri temi che sono i temi del territorio. Direi che è una lista identitaria, una lista fra l'altro di persone che conosce la pubblica amministrazione, molti sono anche amministratori o ex amministratori, direi che insomma, le componenti ci sono tutte, quindi non ci vedo, non ci aggiungerei altro oggettivamente. Generale? Generale, ce lo capiamo, cosa mi ha scritto da sé primo. Prego? Ah, in ordine alfabetico, vero? Lanzarini mi ricorda che c'è l'ordine alfabetico. Forse lo più sul primo punto, l'autonomia. Prego. Che in generale, a me ha risposto che gli ideali sono la patria, la nazione, l'autonomia, in una identità. Beh, io farei una sintesi. Cioè, i suoi ideali saranno, oggettivamente sono la Costituzione. La Costituzione prevede l'autonomia. Quindi chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione, questo vale per tutti, anche per il generale. Chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione. Vi ricordo che l'autonomia è prevista già nella Costituzione Repubblicana del 1 gennaio del 48, poi implementata, o meglio, specificata nel 2001 con la modifica del titolo quinto. Ma non è una novità l'autonomia per questo Paese, è in Costituzione. Quindi tutto il resto sono divagazioni sul tema, anche inutili. Mm-hmm.